È una classica del podismo by night. Modena Corre propone il settimo 5000 del Novi Sad, un appuntamento che ancora una volta conferma il suo gradimento, nonostante il maltempo che era stato pronosticato, ha confermato tutti i suoi valori e le sue capacità. Nell'anello del Novi Sad, 816 metri, l'appuntamento quest'anno ha avuto anche una succosa anteprima sotto la regia del gruppo Giudici con l'intervento della Fratellanza e gli enti di promozione sportiva, assegnando il campionato provinciale in prova unica sulla distanza a loro riservata. Esordienti, ragazzi, hanno dato vita alla gara, peccato per la mancanza dei cadetti, ma le emozioni non sono mancate e ci piace anche ricordare i protagonisti che hanno sancito questo esordio, che ha trovato anche una risposta da fuori provincia, da Bologna, in particolar modo dalla vittoria di Sant'Agata e anche dai vicini amici della Corradini di Rubiera, proprio da Margherita Gianotti che nei vesti colori le sue cose migliori ha dominato la prova della categoria ragazzi nei pari età, Gilberto Ibraimo del Pentathlon Moderno di Modena. E nelle varie categorie esordienti abbiamo assistito alle show di Daniel Milo, portacolore della Fratellanza Modena, su Federico Marigliani e Filippo Codiluppi, così come di Sara Mahmoud e Cristel Veronese, entrambe targate vittorie di Sant'Agata. Gaia Tipaldi è stata protagonista sempre per la sodalizia bolognese nella categoria esordienti, altrettanto il compagno di squadra Francesco Capone. Ginevra Montanari e Gilberto Ibraimo hanno segnato le altre conferme della ribalta giovanile. Da lì a breve l'attenzione è scivolata sulle categorie e sulle gare in circuito divise per rendimento, età, che hanno segnato una risposta di quasi 300 protagonisti, coloro che hanno caratterizzato la serata. Serata, come si diceva, sferzata anche da un vento gelido e da una pioggia a tratti, nella quale gli atleti però non si sono scoraggiati. E sotto lo sguardo dello staff, del gruppo giudici, del sindaco Giancarlo Muzzarelli e dell'assessore Giulio Guerzoni, le emozioni sono giunte sin dalla vittoria di Marco Gibertini e di Alexandra Ignat in gara 1, di Ralitza Mihailova in gara 2 e anche del pugliese Veva, e poi il gran finale nel quale la gara conclusiva è stata davvero uno spettacolo con la presenza dell'ultima ora di Davide Uccellari, il triatleta di Zocca, portacolore dell'MDS Panera Group, il due volte olimpionico nel triathlon a Londra nel 2012 e a Rio 3 anni or sono. A un anno abbondante prima della sua terza Olimpiade, l'atleta di Zocca ha lanciato la gara su frequenze importanti, ma sulla sua strada doveva fare i conti con coloro che questa gara l'avevano vinta 3 volte ciascuno nel suo blasonato trascorso, vale a dire Riccardo Tamassia da una parte, il modenese da quest'anno la Treviso Atletica e Omar Kukri, il magrebino di Agadir, in forza l'MDS Panaria Group. Una gara interessante, spettacolare, dove sin da subito i tre protagonisti hanno lasciato il segno e con loro, con una gara corta, si è accodato il pugliese Antonio Pio Catallo, che è rimasto in sordina, e poi nel finale, dove i ritmi si sono diventati incalzanti, decisamente c'è stato il crollo incredibile e sorprendente di Davide Uccellari, saltato per aria in un contesto, in un linguaggio tipicamente del settore, e quindi è stata passerella per il brillantissimo Riccardo Tamassia, che vince per distacco, fa passerella, si lascia alle sue spalle gli avversari, chiude con un confortante 14:55. Piazza d'onore per Omar Kukri, gli anni passano, la qualità però rimane, 37 le primavere per l'atleta magrebino, che chiude con un ritardo che sfiora i 9 secondi, e poi sul podio l'emergente pugliese Antonio Pio Catallo della Foggia Atletica, ai piedi del quale il ritrovato mantovano, ex Fratellanza Marco Montorio, e quinto il primo della nutrita squadra della Corradini Rubiera, parliamo di Riccardo Agazzotti, dietro di lui Bergianti, Francese, Casini, Grassi e Luca De Francesco, per rimanere nei quartieri alti della gara. Gara che è stata sicuramente interessante e spettacolare anche in campo femminile, una gara che ha visto questa sera spettatrice la vincitrice uscente Francesca Giacobazzi e il fratello Alessandro, ma che del resto non ha mai offerto prima di questa sera una qualità così elevata, merito delle protagoniste che per svariate ragioni sono venute a vivere a Modena per allenarsi, per mantenere anche un legame culturale attraverso la frequentazione di Unimore, e questa è stata una delle ragioni che abbiamo assistito a uno spettacolo senza precedenti. Una gara lanciata nel duello Maria Chiara Cascavilla e Joyce Matagliano, l'atleta foggiana della Fratellanza, opposta alla portacolore della Sierra Leone in forza all'esercito. Quest'ultima, nelle ultime recenti apparizioni su strada, aveva sempre lasciato il segno sull'asse a Reggio Modena, dalla gara delle donne al Vivicità Reggiano, a San Prospero, alla Madonnina, insomma una lunga serie di vittorie, mentre la Cascavilla, settima alla corrida e decima ai societari di cross, erano le ultime importanti conferme dell'atleta di San Giovanni Rotondo. Un duello alla fine che ha visto prevalere la portacolore della Fratellanza con l'ottimo tempo di 16:58, e nel finale la gara modenese
Pavese ha portato alla ribalta il gradito ritorno di Chiara Casolari, la pavullese della Fratellanza Modena, tornata in grande spolvero dopo un paio di stagioni di difficoltà legate alle microfratture. Riesce a guadagnare la seconda piazza in 17:44 con un finale in rimonta grazie anche al crollo verticale di Giosima Tagliano, l'atleta dell'esercito, la triestina che vive a Reggio, chiude terza con lo stesso tempo di una importante prova fornita da Fiorenza Pierli, la nonantolana della Scandianese chiude con lo stesso tempo della ottocentista dell'esercito, 18:02 a 18 secondi benissimo Laura Ricci, su Ilaria Fantinelle la feltrina dell'esercito e settima Bernadette Pulpit, poi la talentuosa Arlizza Mihailova, Elena Rango e decima la pavolese Giada Serafini. Per Modena corre, per il mondo podistico modenese una serata importante da incorniciare. Ora la carovana che conta si sposta al Parco Ferrari giovedì prossimo per il trofeo Lupo Sport legato ai 35 anni dell'attività commerciale del punto vendita di Via Giardini, ma intanto per il circuito di Modena corre, l'evento che conta diventa a fine mese a San Damaso per la maratonina che gli amici di San Damaso stanno preparando e sarà la quarta tappa di Modena corre 2019. Per parlando di sport è davvero tutto e da Roberto Birghenti la più cordiale buona serata e arrivederci a presto. Un saluto e un ringraziamento a chi questa sera sta rendendo il Novi Sad nuovamente uno degli impianti a cielo aperto più belli della città. Stasera è di scena la corsa, il podismo, questa parte della città ospita storicamente il ciclismo con le serate ciclistiche, ma anche tante altre iniziative sempre legate all'attività a cielo aperto. Mi sento di ringraziare gli organizzatori, WISP e tutti coloro che hanno lavorato da mesi. Sento di ringraziare i sostenitori, gli sponsor, i partner, non voglio fare torto a nessuno per cui li cito in blocco. E poi come amministrazione semplicemente dobbiamo continuare a dare una mano a questo tipo di iniziative. La città è più bella grazie allo sport, la città è più sicura grazie allo sport e noi continueremo a sostenere questo tipo di attività. Ci troviamo al Parco Novi Sad e questa sera si correrà il 5000, classico che si corre ogni anno. E è un appuntamento molto sentito per noi modenesi, perché si trova in una location unica e poi insomma siamo a Modena e è sempre bello correrci. E io purtroppo non correrò stasera perché ho corso la maratona di Milano domenica scorsa in cui sono arrivato ottavo in 2 ore e 17 minuti e 45 secondi, però in passato ci ho corso più volte ed è sempre bello correre qui. Te la presentate, un sorriso che Italo ovviamente andrà a certificare. Ed eccolo qua il vincitore, attenzione al crono, premio finale. Bella, la gara è partita un po' troppo forte, però comunque gestita man mano, ho un giro di più, molto soddisfatto per questa vittoria e spero di rifare il prossimo anno e di avere lo stesso risultato. Allora, l'incidente qui in 19:07 ufficiosi. È stata una bella esperienza, l'unica cosa è che c'era il vento contrario per metà del giro, però è andata bene. Un grande applauso e la quarta vittoria su 100 edizioni, che si è fatto bene di noi, signori e signori, Riccardo Tamassia! Grande Tamassia, grande! Stasera il clima non era ideale, però si corre sempre in qualsiasi situazione. E sono andato a correre abbastanza bene, ho fatto la mia gara con anche i ragazzi dell'MDS, me la sono gestita, poi chiaramente verso la fine ho aumentato, andando a cogliere la vittoria per la quarta volta, è sempre bellissimo qua, l'ambiente è quello che è, bellissimo, è pieno di gente, ci sono anche qua i miei amici che stasera vi vogliono inventare, sì sì, vi invitiamo anche allo student party di stasera allo Snoopy, e stasera ci siamo divertiti. C'è stata la fatica, ma anche tanto, tanto divertimento. Eccola, vittoriosa la Fuggena! Molto bene, 16:58. Grandissimo, bravo. Grandissimo. La gara è andata molto bene. Mi aspettavo un riscontro cronometrico migliore, però date le condizioni direi che posso ritenermi soddisfatta. Certo un po' si sentiva il freddo e anche un po' il vento, però gareggiare assieme ai maschi e poi una gara comunque competitiva con Joyce nei primi chilometri è stata sicuramente molto stimolante.
Brava Chiara, complimenti, passato 44. Sì, sono molto contenta del mio secondo posto e ho fatto una gara tutta in rimonta prendendo la Joyce Mattagliano alla fine nell'ultimo chilometro e sono stata scortata da degli altri ragazzi della fratellanza che mi hanno aiutato per tutta la gara e sono stati molto carini, infatti mi hanno incitato dicendomi dai che la andiamo a riprendere, andiamo avanti insieme e niente, sono molto soddisfatta, non credevo di riuscire a correre così forte e niente, sono contenta. Vai Lisa, bello stile. Bene, bene, era più che altro un test, così ho avuto anche l'opportunità di avere un po' di tiro, perché comunque allenandosi sempre da soli è difficile anche fare dei ritmi e vedere effettivamente quanto si può andare forte. E mi sto riprendendo e punto a una gara fra 2 settimane a Roma, fa parte del circuito di gare di marcia, e vedremo. Ma chi me lo fa fare? Prima volta una faticaccia, però tutto bene. È stata bravissima, complimenti a tutti. Sempre bellissima. Come è andata? Stupenda, bellissimo, bellissimo, tanta gente, un bel circuito. Sempre serata stupenda. Una delle migliori, un regalo, bellissima. Fare il 5000 mi piace e quindi io vengo sempre tutti agli anni. Io sono venuto qua già un'altra volta, mi piace fare questo 5000, sapevo di non potermi giocare il primo posto, quindi mi giocavo l'ultimo. C'è chi si gioca il primo, c'è chi si gioca l'ultimo. Io poi tra l'altro presenzio alla Corriere di San Gimignano da oltre 20 anni di fila, dall'88 che vengo alla Corriere di San Gimignano. Daniele Vassalli. Massimo Bedini.